Buonasera Rossoneri, eccoci con il TG 10 Milan Inside del giorno dopo la prima di campionato. Partita ricca di emozioni sul finale e di momenti controversi. Negli ultimi minuti il Milan ha dovuto recuperare due gol, di cui il primo era un autogol di Ciao al 30° minuto e il secondo una rete di Zapata al 68°. Ha poi riaperto le speranze il gol di Morata all'89° su cross di Musa e Okafor ha firmato il pareggio quando ormai si era vicini al fischio finale. Si è verificato qualche problema in fase difensiva. Non sono stati sufficienti a coprire la difesa Pulisic, schierato da Fonseca come centrocampista offensivo, Chukwueze sulla destra, Loftus-Cheek e Bennacer incaricati di coprire. La formazione iniziale ha mostrato debolezze difensive, mentre le sostituzioni hanno evitato la sconfitta. Ha lasciato perplessi anche la scelta di schierare Saelemaekers come terzino sinistro durante il primo tempo e parte del secondo. Speriamo che Emerson Royal e Fofana riescano a risolvere molti problemi per non rivedere più il Milan dello scorso anno. Inizio incerto, ma aspettiamo le prossime partite per vedere se le strategie di Fonseca daranno i risultati sperati. Spendo ora due parole per il Milan futuro, impegnato nella Coppa Italia di Serie C. Ieri sera il Novara è andato subito in vantaggio all'11° minuto sullo sviluppo di un calcio d'angolo. I rossoneri hanno però reagito e hanno rimontato il match per 2-1, con un primo gol originato da un rigore procurato da Chaka Traoré e realizzato sul dischetto da Camarda. La coppia è di nuovo andata a segno sul finire del primo tempo, al 40° minuto, con un cross sulla sinistra di Traoré e una rete di Camarda. Serata positiva per l'attaccante sedicenne che ha segnato una doppietta. Vi invito a dire la vostra sui commenti e ci vediamo domani con il TG 10 Milan Inside per analizzare altre situazioni inerenti alla partita di ieri sera e le novità sul calciomercato.